Nel nostro paese la qualità dell'informazione, così come il pluralismo, sono notevolmente peggiorati. Secondo il rapporto di Reporter Senza Frontiere, l'Italia nel 2011 si è classificata al 61° posto, quando solo un anno prima occupava la 50° posizione. A contribuire, certo, sono state anche le superficiali riforme del settore, che oltre ad abbassare il pluralismo televisivo, hanno anche messo a dura prova la democrazia del nostro paese. Presidente Diomede, cosa succede nell'emittenza locale? Succede semplicemente questo, che da un po' di tempo le centrali mediatiche, quelle nazionali e internazionali, stanno prendendo le nostre frequenze e per via di questo fenomeno, chiamiamolo interesse più che fenomeno, l'emittenza locale è stata decimata. In meno di 2 anni, cioè dalla data in cui lo switch off televisivo è diventato operativo, siamo passati dall'analogico al digitale, siamo stati dimezzati. Nel 2009 657 emittenti televisive locali, concessionarie, oggi contiamo meno di 400 emittenti televisive locali. Entro la fine dell'anno dobbiamo consegnare un altro bel pacchetto di frequenze e quindi si prospetta che altre almeno 90-95 emittenti locali piccole e medie dovranno chiudere. Nonostante l'autorità riconosca la necessità di assegnare alle locali un terzo delle risorse radioelettriche sulla base della capacità trasmissiva delle frequenze coordinate, questo non ha impedito una pianificazione non rispettosa della legge in vigore. Sono diversi governi che ostacolano la presenza e la libertà di informazione dell'emittenza locale sul territorio per 2 fondamentali motivi. Il primo è che con le nostre frequenze date ai telefonici ci fanno business. Il secondo motivo è che l'emittenza locale è quella variabile indipendente che sfugge al potere politico. Come il Ministero e l'autorità dovrebbero tutelare l'emittenza? Come dovevano, cioè come non hanno tutelato l'emittenza locale, non hanno tutelato venendo ai propri doveri istituzionali. Sappiamo che il dovere istituzionale dell'autorità doveva essere quello di essere elemento super partes e di tutela soprattutto degli interessi dell'utilità pubblica e quindi di mantenere al massimo la libertà di informazione e quindi al massimo la nostra presenza nel territorio. Invece l'AGCOM, che è un frutto e una costola praticamente della politica, si è adeguata, anzi è stato il braccio armato di quella politica che voleva toglierci dalla circolazione. E diciamo che in buona parte l'AGCOM c'è riuscita. Diciamo che il Ministero è sempre, non il braccio destro, ma il braccio destro e il braccio sinistro dei governi. Quindi figuriamoci se noi potevamo essere tutelati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Con una delibera l'autorità ha invitato il legislatore a modificare l'uso dell'intero canale ex analogico per consentirne un uso più efficiente e razionale e risolvere così sia i conflitti interferenziali sia il contenzioso amministrativo esistente al TAR per le esclusioni determinate dai bandi farsa emessi dal MISE. Starà ora al sottosegretario Giacomelli fare un intelligente e onesto riassetto radiotelevisivo. Come si sta muovendo il REA? Noi ci stiamo muovendo con la forza della legge, della legalità e con la forza della ragione. Noi diciamo la forza della legge è la seguente, è l'articolo 21 della Costituzione che noi abbiamo conquistato e fatto applicare in questo Paese, che dice che finché ci sarà libertà di espressione non possono continuare a sopprimerci e quindi ci batteremo con tutte le forze e chiediamo per questo l'alleanza del pubblico e della buona politica, se mai ce ne fosse. L'altro motivo è la forza della ragione, cioè non è possibile che noi da 40 anni che facciamo impresa, oltre all'esercizio di libera espressione della Costituzione, facciamo imprese, facciamo occupazione, nel nostro settore c'erano 6.500 dipendenti, famiglie che noi davamo lavoro. Benissimo, in meno di 2 anni si sono persi 2.800 posti di lavoro proprio per la chiusura e per il ritiro delle frequenze all'emittenza locale.